Allora, buongiorno, buonasera a voi tutti e quando vedrete questa trasmissione, questa puntata di Voci Transnazionali con Blanca Bricegno, la nostra amica e compagna indio-venezuelana. Grazie Blanca di essere qui con noi, oggi è 7 luglio e ovviamente Blanca ci darà aggiornamenti sulla situazione in Venezuela che come sappiamo, come seguiamo ormai su Libre TV che ha questa rubrica fissa all'interno delle Voci Transnazionali. In cui ci affacciamo un po' sul mondo come possiamo con gli strumenti che abbiamo e in questo caso appunto con Blanca ovviamente parliamo di Venezuela. Venezuela che ormai insomma lo vediamo anche scritto su alcuni articoli, confermato ed è ormai patrimonio un po' abbastanza comune in sensibilità il fatto che lo Stato di diritto in questo paese sta vivendo una situazione certo non rosea. C'è addirittura chi parla, c'è un articolo sul Fatto Quotidiano della morte dello Stato di diritto, un articolo di Massimo Cavallini dell'8 giugno. Non ci sta più controllo del territorio, a quanto pare, e stiamo parlando appunto del regime di Maduro che è seguito a quello di Chavez. Per chi ci ascolta, Maduro è dalle parole di Blanca lo sentirete chiamare l'illegittimo, mentre Chavez è l'insepolto. Tanto così per fare diciamo, una leggenda delle parole che ascolterete. E in Venezuela, insomma, le cose non vanno bene. C'è chi parla appunto ormai di morte dello Stato di diritto. C'è stato un grande blackout che ha coinvolto parecchi stati e anche la parte perlomeno della capitale, e ci sono stati grossi problemi. E poi ovviamente l'attività dell'opposizione o della resistenza, come quella appunto di Blanca, per la democrazia, per lo Stato di diritto, che si fa sentire in vari modi. La repressione di questo, la repressione appunto come sappiamo anche per quanto riguarda Lopez che è stato imputato, insomma ci sono un po' di fatti di cui Blanca ci parlerà, dichiarazioni e anche rivelazioni che avremo qui su Libre TV. A questo punto io do la parola direttamente a Blanca Bricegno per darci queste informazioni. A te Blanca. Grazie, buonasera a tutti i Liberi TV ascoltatori. E come sempre vi ringrazio anche per questo vostro interesse nel nostro paese, perché l'abbiamo detto concludendo un programma precedente, dalla liberazione del Venezuela dipende la libertà dell'America Latina. Dunque, sì, certamente c'è stato questo blackout fortissimo perché per la prima volta affetta grandemente grandi zone della città di Caracas, perché nell'interno del paese anche loro fanno proprio barzellette perché loro sono oramai abituati a stare ore, anche 7-9 ore senza elettricità. Ma la strategia del terrorismo di Stato riguardo le politiche dell'elettricità su Caracas non si erano usati questa volta, essendo il deterioro così gigantesco della nostra rete elettrica, che se pensi che fino al 98 davamo e vendevamo elettricità persino alla Colombia dalla represa del Guri sul rio Caroní, quindi si dava elettricità anche al Brasile, noi oggi non abbiamo neanche per la città di Caracas. La cosa più interessante tra tutte queste, ovviamente, il metro, la metro si è bloccata, ma si è bloccata pure la trasmissione in reti unificate dell'illegittimo parlamento, ciò che si chiama il programma Patria, no? Abbiamo patria, no? Questa frase mostruosa, perché l'abbiamo patria è quella del deterioro. Questo però mi aiuta a ricordare, perché appunto su Liberi TV la memoria dei venezuelani non è persa e ne è solo del secondo prima, l'insepolto aveva una volta detto nel 2009, proprio in una riunione molto segreta di cui una persona presente oggi ha dato testimonianza, ma lo sapevamo già anche per altri canali, che
il suo piano di governo doveva garantire che per il 2009 il 70% della classe media doveva essere fuori dal paese. E gli altri dovrebbero essere ridotti a miseria e povertà per poterli così nominare. Queste poi sono state frasi ripetute anche da l'ex ministro Giordani, che è stato fatto fuori in questi giorni, in un dialogo che poi è stato registrato a una giornalista dell'opposizione, veramente opposizione nel senso della opposizione ufficialista. L'aveva intervistato ad un generale che aveva intervistato, diceva questo grande ministro dell'economia, gli diceva: ma possibile che questo sia così? Ma possibile che sia così? E lui alla fine gli ha detto: guarda, i poveri, dei poveri ne abbiamo bisogno, perché è l'unico modo di portare avanti il processo rivoluzionario. Poi, se abbiamo tempo, io ho una frazione della lunga lettera che lui ha scritto per lavarsi le mani come Ponzio Pilato, dove lui asserisce quanto sia incapace il governo del illegittimo oggi e quanto lui faccia degli avvertimenti. Questi avvertimenti gli hanno costato l'incarico, ovviamente, perché l'ha scritta dopo. Quindi, una volta che è stato spazzato fuori a pulizia per polizia ed entrambe le azioni, lui ha scritto questa lettera, e però è stato subito anche espulso assieme ad un altro ex ministro che è stato dell'educazione, fervidi idolatri dell'insepolto, e che l'ha sostenuto dicendo: una lettera russa sta solo dando indicazioni di come migliorare la situazione. Sono stati espulsi dal partito, dal PSUV, che è il Partito Socialista Unico del Venezuela. Io dico unico perché fu il suo primo nome e adesso lo chiamano Unito per sostituire il problema della U. Sicuramente la resistenza all'estero, noi ai Resven in particolar modo, assieme in certi casi con SOS Venezuela Bologna, SOS Venezuela Venezia, Mestre, Verona, Mantova, chiedo scusa ai connazionali se ho dimenticato qualcuno, abbiamo fatto delle azioni che sono state molto contraddette e anche sabotate dai rappresentanti della MUDU, della Unità Democratica, che è la franchigia. Ho trovato questa espressione, Gianni, questa pseudoposizione collaborazionista, che io la chiamo anche, i liberi TV ascoltatori hanno sentito dire l'opposizione burundanga, ma per quelli che sono nuovi, questa è una polvere che ti incanta e ti fa perdere ogni cognizione. Bene, si sono opposti. Però devo dire una cosa molto interessante. Ai Resven Puglia, di cui ancora non abbiamo parlato approfonditamente, ha organizzato certi eventi e parteciperà il 12 di questo mese ad un evento che ci sarà vicino a Bari. Mi dispiace che non ricordo in questo momento il nome, ma dal paese Bitonto, della Puglia, la Gazzetta del Popolo un omaggio e darà anche un riconoscimento ai Resven. Ci sono stati incontri quindi con i pugliesi nel mondo, gli Emilio Romagnoli nel mondo, e personalmente ho assistito a una manifestazione molto interessante dei piemontesi nel mondo avvenuta il 5 luglio 1914 nella città di San Pietro in Vallemina, e
proprio 5 luglio 1811 fu la dichiarazione dell'atto dell'indipendenza e partecipò il segretario, quindi chi prese le note fu un piemontese, Francesco Istardi, e quindi il legame che ci unisce in libertà noi italiani, voi italiani, noi venezuelani, è gigantesco, e poi tutti gli italo-venezuelani. Quindi non so di quale tema, la prigionia di Lopez abbiamo commentata la volta scorsa e abbiamo anche parlato di Maria Corina Machado come una persona che non finisce di separarsi dalla MUD, perché comunque partitocrazia ed è molto triste la situazione, però la resistenza, che anche questa frase, se ti ricordi quella metafora che avevo detto, dato questo fattore di individualismo che abbiamo noi venezuelani, forse più marcato del vostro, ci porta a che si sono create tantissime associazioni e organizzazioni che nucleano attorno alla persona che si fa, quella che si fa più avanti, che fa la proposta, e abbiamo sempre ipotizzato da Aires Ven che i rivoli di questa organizzazione della società civica venezuelana reggeranno prima o poi all'orinoco della nostra libertà. Quindi la situazione è veramente seria, anche perché le divisioni non sono solo dentro la MUD e dentro c'è basicamente questa opposizione pseudo collaborazionista anche fra di noi, ma anche all'interno del governo abbiamo visto allora questa divisione degli ex fedeli dell'insepolto come Giordani e come Navarro, a divisioni dentro l'esercito. Questa è la parte più delicata. Penso che nessuno di noi... Questa cosa dell'esercito, l'esercito praticamente, lo scenario che un pochino si legge è che, a parte che ci sta una questione di fondo su cui poi ti volevo chiedere questo presunto, volevo chiederti da te appunto quanto poteva essere appunto una questione propagandistica, diciamo attentato o tentativo di attentato che c'era stato. E poi appunto le accuse sono che i membri dell'esercito sono in qualche modo allacciati e molto in stretti rapporti con i capitalisti, col capitalismo statunitense, insomma, che vorrebbe rovesciare questo socialismo che prosegue da Chavez con Maduro. Bene, guarda, su questo punto spero poter essere veloce, cioè sicuramente dell'uccisione potenziale di Maduro, ma ricordiamo che Fidel Castro ha avuto 666 attentati, non si sanno quanti veri, quanti falsi, però comunque ogni qualvolta c'era bisogno di fare una tenda di fumo, usciva il tempo. Hanno accusato e addirittura dato l'ordine di arresto all'Interpol a il capo espiatorio numero uno è Pedro Mario Burelli, e lui è in esilio, appunto Interpol agisce, e hanno fatto un show gigantesco il 28 maggio 2014 mostrando in catena unificata tutte le prove che loro avevano, soprattutto di mail, di Twitter, di questioni elettroniche, dove ovviamente ci sono anche Maria Corina e Caprile Radonski i loro peones dell'opposizione staliniana che loro hanno, per accusarli. È successa una cosa gravissima, ma penso molto interessante, perché Google ha presentato i registri certificati che confermano le mail presentate da questi funzionari del regime venezuelano come prova di questo piano di uccisione dell'illegittimo, non risiedono nei server di Google, e come loro hanno fatto vedere. Quindi questo penso che è un dato interessante anche per noi resistenza, che in qualche modo allora sappiamo che Google ogni tanto, anziché tradirci,
può stare un po' dalla nostra parte. Con i militari c'è un problema grosso, perché tu devi sapere, io ho qua certi dati, no? Al momento in cui, diciamo che in questo momento c'è anche una disarticolazione del io lo chiamo chavismo, per dire chavismo, perché non considero che abbiano nessuna condizione per essere un movimento ideologico, però indubbiamente c'è una disarticolazione di questa situazione qua. Il potere nel Venezuela sulle forze armate dell'esercito sono quelli anche che vigilano le frontiere, quelli a terra, che non so come li chiamate voi, per noi quando si dice esercito si capisce quelli di terra. Bene, Fanteria. Questa gente qua, i generali, i grandi capi, sostengono il regime perché sono quelli coinvolti con il narcotraffico. Tanto sappiamo che il Venezuela non solo è un narcostato, ma è in mano a farabutti, banditi, narcotrafficanti, cioè non sono nient'altro, benché coloro che li chiamano, gli danno le categorie diverse, bene, si troveranno un giorno anche nella loro anzianità ad aver detto parole inutili. Invece il ceto medio, cioè i quadri medi, quei capitani che erano all'epoca del 4 febbraio 1992, non solo non vogliono l'illegittimo, ma sentono che il primo progetto. Perché tu devi sapere che quando è successo il golpe del 4 febbraio 1992, al risultato di questo colpo, ben 700 ufficiali sono stati destituiti e sono stati anche 12.000 soldati in tutto il paese smobilitati. Poi il democristiano dell'epoca del Partito Socialcristiano, Copei, che poi fu presidente, che sostituì Carlos Andrés Pérez, contro chi fu dato questo colpo di Stato, li restituì al potere integralmente, ed ecco che noi portiamo indietro le conseguenze di qualche cosa che è un po' più lontano da quanto si vuol far sentire certi programmi che si occupano per 3 minuti del Venezuela, oppure cioè i giornalisti che adesso si stanno occupando dovranno forse anche fare delle interviste a persone che io sono disponibile, ma altri che conosciamo un po' di più la profondità di dove nasce le radici di questa tragedia, e che non siamo né deputati né senatori né niente, però se si vuole attingere alle possibilità di trovare altri fonti, magari noi li possiamo incanalare. Allora c'è questa grande discussione, questa divisione. Il potere sull'esercito è in qualche modo in mani al presidente dell'Assemblea Nazionale, che se tu sai il nome lo dici, io lo chiamo Deopelo, e lui si chiama Deodato Cabello, ve lo dico, io lo chiamo Deopelo Cavallo, quindi bon. Però adesso c'è un contrincante che gli sta togliendo il potere, anche perché oggi è ministro degli affari interni, ma è sempre stato nell'intelligenza e potenzialmente potrebbe anche divenire ministro della difesa, perché la donna che c'è adesso, cioè questi cambiamenti si stanno succedendo in un modo molto violento. Però questo si chiama Rodríguez Torres, e questo è un uomo veramente pericoloso anche per Diosdado Cabello. Quindi il cartel de los Soles, che si oppone alla caduta definitiva di Maduro, insomma, è lì in questa guerra interna e non si capisce come ne usciremo. Qualche mese fa si poteva ipotizzare una transizione
civico militare o militare civico, a seconda i pesi, adesso è più difficile. Quello che sì ti posso assicurare è veramente che la società civile venezuelana, quando inizia a perdere, come chi dice, le migliori hamburger non sono quelle del McDonald's, quando la gente inizi a considerare che la franchigia dell'opposizione è solo quello, probabilmente questa transizione non si darà, sia il governo che la decida fare, o perché in conseguenza di accordi, dialoghi eccetera, ma potrebbe anche essere di eventi che tutt'oggi non capiamo bene. Non appare ancora un leader dall'altra parte, da questa parte della resistenza, che accomuni noi, tutta la società della resistenza. Però sì, certamente i ragazzi sono ancora per strada con le loro mani pulite a battagliare per la sovranità del paese. Sì, infatti io penso che siamo ormai, abbiamo ancora qualche minuto, volevo chiederti a te appunto se avevi qualche altra cosa da dire, e comunque sia volevo chiederti un po' qual era, se avevi il polso un po' della situazione proprio dell'ordine pubblico civile, se le violenze in strada continuano, se le repressioni, le incarcerazioni di massa continuano e anche le violenze. Bene, sì, queste non si sono fermate, ma anche la ferocia con cui il regime è andato contro i ragazzi. Adesso, diciamo, all'ultimo dato che ho, sono 183 adolescenti che non si conoscono. Anche qui in Italia stiamo iniziando a lavorare a IRESVEN sul tema dei desaparecidos, perché curiosamente i desaparecidos argentini sono eroi, i desaparecidos venezuelani sono squalidi antirivoluzionari. Quindi l'ideologia del pianeta, soprattutto quella di sinistra, dovrà prima o poi confrontare queste verità. Questa ferocia non è finita. I ragazzi, quelli che vengono assorbiti dalla MUD, poi a cui vengono offerte cariche, vengono nominati anche dentro i centri degli studenti, dentro le università, eccetera, passano a fare parte del collaborazionismo, gli altri ragazzi sono per strada. Ma io ti dico che noi viviamo oggi una nazione in cui i medici distruggono la salute, gli avvocati distruggono la giustizia, le università distruggono la conoscenza, i regimi distruggono la libertà, i giornali distruggono l'informazione, la religione, questa santeria, distrugge la morale, le banche distruggono l'economia. Il Venezuela vive oggi l'olocausto del suo popolo, la persecuzione del suo futuro. Ecco la mia conclusione. Bene, Blanca, noi ti ringraziamo. Ovviamente Libri TV sarà disponibile per ulteriori aggiornamenti. Speriamo adesso che insomma le cose un po' migliorino, ma soprattutto speriamo che ci sia una sensibilità su questo luogo e su questa collettività, su questa comunità che è il popolo venezuelano, che sta vivendo sicuramente un periodo particolarmente drammatico. Adesso, a prescindere dai vari regimi che poi si sono, o meglio dai singoli rappresentanti del potere che si sono succeduti, certo quando ci sono questi episodi di violenza, questi arresti di massa, la cosa insomma che va a ricadere sulla popolazione civile è una cosa che anche a livello di diritti umani dovrebbe smuovere anche l'opinione pubblica, e tutto sta a farla conoscere. Libri TV cerca di fare questa azione, quindi divulgheremo quanto prima questo video di questa puntata di Voci Transnazionali sul Venezuela, e a questo punto ti diamo appuntamento di nuovo quando vorrai su questi schermi per ulteriori aggiornamenti. Ovviamente ti ringraziamo, grazie a Blanca Bricegno su Libri TV. Grazie a voi, Dio lo benedica. Grazie.